Amici sportivi di Teleblu, buonasera, bentrovati e venerdì sera torna Kickoff, l'appuntamento di fine settimana qui a Teleblu. Parleremo di Foggia Viterbese, l'appuntamento di domenica allo Zaccheria che attende i ragazzi di Mister Marchioni. Lo faremo in una puntata speciale perché speciali sono gli ospiti, ma speciale soprattutto l'ospite che è qui alla mia sinistra, che vado subito a presentarvi, il direttore generale del Calcio Foggia 1920, Filippo Polcino. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E grazie soprattutto per aver accettato l'invito, era una promessa che ci aveva già fatto un paio di settimane fa. Stasera parleremo di tante cose. Ancora Gianpaolo Limardi, ospite fisso di questa trasmissione. Ciao Gianpaolo. Ciao Tiziano e buonasera a tutti. Alla mia destra Roberto Parisi, anche lui ormai abitué di questa trasmissione. Ciao Roberto. Grazie ancora per l'invito, buonasera a tutti. E poi ci è venuto a trovare di nuovo, è tornato da queste parti, Antonio Piazzolla alla Goleada. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Antonio. Allora, detto questo, andiamo subito a ricordare che la trasmissione va in diretta streaming sui canali social, la pagina social di Facebook di Teleblu. Potete seguirci soprattutto per chi è fuori dalla capitanata. Potete anche interagire con noi, lo potete fare attraverso lo 0881 723 180, che è il nostro numero per chiamarci in diretta, così come potete farlo anche attraverso il numero WhatsApp, il 327 739. 5561 che vedete già sui vostri schermi, quindi potete già inviarci anche messaggi per farci le domande e anche parlare del momento rossonero. Serata come al solito in collaborazione anche con la testata giornalistica foggiagol.it per le ultimissime, sino alle 22.30 in diretta con loro anche. Saluto l'editore Fabio Bertazzoli. Parma-Genoa, si sta giocando l'anticipo di Serie A, siamo in diretta, Parma 1, Genoa 0, vediamo anche il parziale di questa partita. Prima di cominciare a parlare con gli ospiti e con il direttore Polcino, andiamoci a vedere la clip di apertura che apre come ogni venerdì sera la puntata di Kickoff. L'ha preparata per noi come al solito Antonio Solimine, sono praticamente gli argomenti e i temi della serata. Tre vittorie nelle ultime tre gare consegnano al Foggia ben 9 punti che fanno lievitare il bottino totale a 46, regalando di fatto una salvezza che solo qualche mese fa sembrava difficile da raggiungere. I rossoneri si impongono sia contro la Cavese che contro la Virtus Francavilla e a proposito della gara contro i campani voglio aggiungere il nostro più affettuoso abbraccio alla famiglia del tecnico Vanacore, scomparso prematuramente a causa del Covid. Tornando al campo, le note liete sono una ritrovata quadra in fase difensiva, con i rossoneri apparsi meno incerti, un centrocampo di sostanza ma anche di qualità, con il giovane Morrone che sembra davvero in fase di crescita esponenziale, coadiuvato dall'alternarsi di altri due millennials come Vitale e Garofalo, e un attacco che, nonostante ancora molte difficoltà, sembra reagire bene ad alcuni accorgimenti tattici. Insomma, c'è tutto quello che serve per poter lavorare, soprattutto nell'immediato futuro, per dare concretezza ad un'ossatura che tra prestiti e riconferme dovrebbe dare continuità al progetto Foggia. Domenica è il turno della Viterbese, con i laziali a metà classifica e alla ricerca di qualche punto in più per poter raggiungere la salvezza. Foggia che invece si presenta con più spensieratezza, di certo, ma con quel piccolo sogno, chiamato playoff, rimasto chiuso fino ad oggi in un cassetto, ma che adesso, volendo, potremmo anche aprire. Oh, volevo anche fare gli auguri a tutti i papà, visto che oggi è il 19 marzo, lo avevo dimenticato in presentazione, quindi sicuramente auguri anche agli ospiti, a te un po' meno perché sei ancora giovane. Ma quindi... non lo so. No, per ora no. A meno che poi ci tiene nascosto qualcosa. Allora, dicevo auguri a tutti i papà. Direttore, si comincia a lavorare, state lavorando per la riorganizzazione societaria, mentre nel frattempo vi godete questo bel momento dei rossoneri in campo? Sicuramente sì, sicuramente i ragazzi sono usciti da quel periodo brutto dove abbiamo incontrato le squadre di vertice che, diciamo, sono state attrezzate per o vincere il campionato, comunque essere maggiormente protagoniste.
però hanno saputo subito riscattarsi, hanno annellato dei buoni risultati, speriamo che continuano su questa scia. Nel frattempo noi stiamo lavorando a ritmi serrati per dotarci di una struttura che sia efficiente ed efficace già per il prossimo anno. Beh, proprio nel pomeriggio di oggi avete insomma presentato uno dei nuovi volti che farà parte del progetto Calcio Foggia 1920, tra l'altro una bella sorpresa, una lieta sorpresa da queste parti, perché tra l'altro è un calciatore che ha lasciato davvero un bel ricordo. Parliamo di Beppe Giglio, che avete oggi nominato responsabile del settore giovanile. Diciamo che era stato corteggiato da me da un paio di mesi, infatti l'abbiamo in parte svelato in conferenza stampa, diciamo da quando mi sono interessato con la dottoressa Pindus alla parte finale diciamo dell'acquisizione e quindi poi dell'inserimento qui a Foggia. Ci eravamo fatti una lunga chiacchierata, io e il nostro amministratore delegato Edoardo. Gli avevo paventato l'ipotesi di poter avvicinare Beppe, che conoscevo, ci siamo confrontati in maniera anche un po', diciamo, truffaldina. Gli avevo parlato di una serie di cose e come lui mi ha dato l'ok sono corso per andarlo a prendere, anche perché ritengo che sia una persona altamente qualificata, è una persona che ha dimostrato in campo e fuori di essere un vero professionista. E come ho detto oggi in conferenza stampa, rispecchia proprio quelle che sono le caratteristiche di questa proprietà. Come nasce, da quanto tempo soprattutto lei sta lavorando a questo progetto, ma come nasce poi il contatto con il presidente? Allora, diciamo che con l'attuale proprietà ci conosciamo ormai quasi da un anno. Il mio primo contatto è stato con Edoardo, con il dottor Chichine, e ci siamo confrontati, anche lui in quel caso mi ha posto una serie di domande, poi abbiamo sviluppato questo rapporto, poi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la dottoressa Pintus e diciamo li ho accompagnati in questo percorso. Più che altro inizialmente erano dei consigli, erano delle richieste di spiegazioni su determinati argomenti anche abbastanza, diciamo, particolari. Poi negli ultimi quattro mesi invece Edoardo una sera mi chiamò e mi disse che loro volevano provare a rilevare tutto il club e da lì poi è nata, diciamo, la trattativa finale con l'inserimento mio nell'ultima settimana proprio come figura per far sì che le due parti si mettessero d'accordo. Diciamo che il merito, certo, in questo caso è di Edo. Certo. Io lo chiamo Edo, del dottor Chichi. Che salutiamo. Che saluto. Lavorate step by step, nel senso tassello dopo tassello. Adesso avete sistemato il responsabile del settore giovanile, vi occuperete sicuramente anche di altri settori. La squadra va bene intanto in campionato. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, è prematuro o vi state già guardando intorno? Allora, fermo restando che, così come ha annunciato la proprietà, non voleva essere un arrivo a Foggia e una rivoluzione generale, anche perché comunque la società quest'anno sta comunque facendo bene, almeno la parte operativa, la squadra, ma anche gli uffici, anche il personale, ma lo stesso settore giovanile, la scuola calcio con Di Biase, con Paolo, comunque. Ricordiamoci che siamo in periodo Covid, certo. Quindi tutte le attività sono molto più difficili da fare, da svolgere, ci sono mille incognite. Noi in questo momento, in punta di piedi, stiamo tentando di dare una nostra impronta a quella che è la struttura operativa, prendendo tutto quello che c'è di buono, perché c'è tanto di buono. Poi ci sono delle idee diverse e in quel caso naturalmente è la proprietà che decide, è la proprietà che cambia, ma ritengo che fino ad oggi queste prime due settimane di lavoro siano state due settimane, diciamo, abbastanza importanti e che hanno già portato qualche buon risultato, e penso che già tra qualche giorno
ci saranno ulteriori risultati importanti che annunceremo. Questa stagione era cominciata tra qualche perplessità, no? Perché è cominciata in ritardo, una formazione assemblata in fretta e furia, tre allenatori che si sono alternati sulla panchina, poi arriva Marco Marchionni senza fare la preparazione, senza conoscere neanche probabilmente i calciatori a disposizione, comincia a fare risultato. Il Foggia è lì su, è quinto a 46 punti, al 19 di marzo, con un Foggia lanciatissimo e che ha la possibilità di migliorare la classifica che ha. Diventa una sorta di mina vagante nella questione playoff. Avete avuto il confronto sicuramente con la squadra, con il tecnico. Quanto ci credete, quanto ci crede la formazione e il tecnico in questo risultato? Guarda, io ho avuto modo di conoscere Marchionni, mi ha dato anche un'ottima impressione come tecnico, come persona, come tutto. Ho visto i ragazzi, io non entro, non mi piace invadere molto lo spogliatoio, quindi mi tengo ben distante, diciamo così, però ho avuto modo di entrare, di vedere diciamo la preparazione, la grinta che riesce a trasferirgli per preparare le gare, le partite. Più che altro mi sento di dare un consiglio più che cosa vedo in loro. Mi sento di poter dire che ove mai questo risultato si raggiunga, è importante viverlo in modo spensierato, perché quella può essere l'unica arma che hanno a disposizione scendendo in campo in modo quasi sbarazzino. Anche perché non ha nulla da perdere, insomma. Non hanno nulla da perdere, non hanno nulla da dimostrare, lo si sta vedendo una volta. Spesso e volentieri il calcio ci ha insegnato che le squadre non allestite poi per ottenere il risultato poi hanno ottenuto il risultato. Questo non vuol dire che ce l'aspettiamo, vuol dire che bisogna in maniera, ripeto, spensierata giocarci le gare che verranno e provare naturalmente a fare risultato. Poi io sono di quelli che non vuole perdere neanche a 3-7 con mio figlio che non ha forse la mia preparazione nel 3-7, quindi figurati se voglio perdere una gara, non vorrei perdere mai. Gianpaolo, il Foggia vince a Francavilla mercoledì, lo fa in una maniera che solo la grande squadra fa, martellando l'avversario, soprattutto nella ripresa, e martellandolo ai fianchi, fino a che poi a 10 minuti dalla fine non ha trovato il vantaggio, e con il carattere e la grinta che questa formazione ci ha insegnato a mettere in pratica ogni gara quest'anno, è riuscita anche a sopperire poi all'espulsione di Salvi negli ultimi minuti e quindi, stringendo i denti, a portare a casa questi tre punti. Anche questi sono segnali di una formazione che probabilmente potrebbe dire la sua fino in fondo. Ma il Foggia è una squadra ben allenata, il Foggia è una squadra equilibrata, è una squadra preparata, è una squadra che probabilmente il campionato ha detto, i numeri dicono e hanno detto che il Foggia ha raggiunto e raggiunge la sua asticella top fino a che non arriva ad incontrare un determinato tipo di squadre. Finora è stato così. Certo. Il Foggia ha fatto 46 punti, 5 li ha fatti con le squadre che sono dall'ottavo al primo posto, 41 li ha fatti dalle squadre che sono dal nono all'ultimo posto. Questo qualcosa evidentemente vuol dire, perché poi il numero, la partita singola, e con le squadre dal nono posto in giù ha perso solo incredibilmente anche, con il Bisceglie. Anche noi ogni tanto diamo i numeri, è vero. Ma io credo, vabbè, la mia è anche una formazione di giornale, giornalistica, che cura anche ruolini, cura score, è abituata a leggere un pochettino. Certo. Poi il numero non è un assoluto, il numero va interpretato e va letto. Nel caso del Foggia però parliamo di un certo tot di partite, quindi di una tre quarti di campionato abbondante, per cui è inevitabile pensare. Il problema del Foggia c'è stato nel momento che il calendario ha proposto una serie di squadre in fila, e normalmente non succede così, cioè il calendario è un po' più benevolo in determinati periodi e malevolo in altri, ma in questo caso il Foggia si è trovata ad incontrare quattro squadre che è successo anche all'andata, quindi sia all'andata esattamente che al ritorno, sono molto forti. Parliamoci chiaramente, dai, si stanno conservando le vittorie con questi
queste squadre per i playoff. Nei playoff, quindi questo è l'augurio. Io credo che concordo pienamente con quello che diceva il direttore sul fatto, sulla spensieratezza. Ecco, quello che a me è un pochettino deluso in quelle partite è stato il fatto di aver visto poco coraggio nel Foggia, perché secondo me poi si giocava. Io penso che giocare contro la Ternana e perdere sia fisiologico. Certo. Come quando l'Everton ha incontrato il Manchester City, Ancelotti onestamente ha detto: con questi oggi non si poteva giocare. Non è che è molto, cioè non, certo, non si può anche dire che gli avversari sono più forti, perché non c'è nulla di cosa. Per cui si poteva però giocare forse con un pochino più di coraggio, proprio perché con tanto meno, magari con meno rassegnazione, magari. Esattamente, forse sì, anche con il Bari. Ma detto questo, è andato in archivio quel periodo. Quelle squadre non si ripropongono. Foggia ha giocato delle ottime partite anche con squadre importanti, perché sì, secondo me la partita con il Palermo dell'andata è una partita, sì, top, certo, da parte del Foggia, addirittura più di quella con il Bari, perché quella con il Bari è lo sprint di un derby che arrivava dopo delle sconfitte di fila. Quella con il Palermo è la vittoria è stata la vittoria della maturità. Come è stata quella di Francavilla, che tanto per rimanere in tema, certo, di Ternana e di grandi squadre, 10 giorni prima, neanche, forse una settimana prima, perché si gioca ormai a ritmi spaventosi, aveva fermato in casa, su quel campo, la Ternana, sì, 1-1, quasi rischiando di vincere, per cui non si andava a giocare su un campo semplice, un campo difficile, molto stretto, un sintetico un pochettino particolare, e con una squadra che aveva bisogno di punti, tanto che la sconfitta ha portato poi, certo, all'esonero, certo, dell'allenatore, dello staff tecnico, del direttore sportivo. Per cui era una partita in cui il Foggia, come posso dire, giocava una parte della sua maturità e l'ha messa in campo, ha vinto una partita, sono 3 punti decisivi. Sono 3 punti importanti che potranno essere decisivi se si manterrà questa mentalità. Probabilmente poi, per arrivare ai playoff cercando di essere competitivi, serve qualche cosa di più. Anche quando si va a incontrare serve un po' più di coraggio, serve un po' più di concretezza. Magari anche la mente piccole, un po' più libera. La mente libera, partite, perché poi entrando a giocare una post-season, quando all'inizio della stagione sinceramente, certo, l'unico obiettivo sembrava potesse essere quello della salvezza. Ricordiamo i commenti anche nostri dopo le, certo, sconfitte dell'andata, non, certo, tanto quelle del ritorno, certo, quando i punti erano stati già ottenuti. Quindi io sono rimasto positivamente meravigliato anche dall'atteggiamento del Foggia a Francavilla. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto, buonasera Tiziano, sono Ennio da Foggia. Ciao Ennio, buonasera. Complimenti sempre per la vostra trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda al dottor Polcino, se è possibile. Sì, certo. Con l'acquisizione chiaramente di Giglio come responsabile del settore giovanile, quale potrebbe essere un modello, diciamo, completo da prendere in considerazione, insomma, per lo sviluppo di questo settore e lanciare piccoli campioni? Tipo solo quello dell'Atalanta o che altro? Butto lì. Vi ascolto tramite Facebook. Grazie Ennio, continua a seguirci. Allora, quale sarà il modello che vorrete seguire? Atalanta io in buona parte lo conosco, perché l'ho studiato, perché il modello forse è più importante, anche se poi in Italia non c'è solo l'Atalanta che sa lavorare bene sui giovani, mi riferisco all'Empoli, mi riferisco a tante realtà. Anche l'Udinese, l'Udinese che ha avuto una flessione, sì, negli ultimi 2 anni, adesso hanno ripreso. Un vero e proprio modello, tra virgolette, se così lo vogliamo dire. Sì, esistono, sono delle teorie, sono delle strutture che sono state create. Io penso che l'unica cosa che ci serva è quella di lavorare sodo, certo, su che cosa? Su tre aspetti fondamentali. Dotarci di strutture, perché senza strutture non si può fare nulla, creare, voglio dire, io lo chiamo un protocollo, per me protocollo significa avere tutte le persone giuste ai posti giusti, quindi per farvi un esempio, l'anno scorso quando si organizzava il settore giovanile ad Avellino con l'attuale presidente D'Agostino, si parlava di realizzare una mini struttura di riabilitazione e fisioterapia. Perché nessuno pensa che anche i ragazzini hanno bisogno di essere seguiti nello sviluppo muscolare, nell'essere aiutati. Ma senza grandi progetti, cioè non è c'è bisogno di 200.000 euro, 300.000 euro, c'è bisogno di piccole cose nei posti giusti, con le persone giuste,
E il terzo elemento fondamentale è quello di non disperdere le risorse che sono presenti nella capitanata. E mi riferisco alle società, diciamo, lei società... oggi in conferenza ha parlato di voler lasciare dei rapporti anche con le società della provincia. Abbiamo già chiuso un accordo, ho incontrato il presidente del Lucera, abbiamo già siglato un'intesa verbale, ma nei prossimi giorni firmeremo l'accordo, ed è una delle prime società che ho incontrato, perché conoscevo, certo. Ma le incontrerò tutte se avrò l'opportunità di poterlo fare, la disponibilità, per tentare di non disperdere appunto le società, le scuole calcio, perché noi dobbiamo avere anche noi la nostra struttura, ma senza voler svelare nulla, anticipare, mi immagino che noi dobbiamo sostenere ed aiutare anche le altre scuole calcio presenti nella capitanata e quindi tentare di collaborare con loro, cogliere il meglio da loro, valorizzare il loro lavoro senza disperdere il nostro. Quindi io penso che questo sia il modello da seguire. Poi noi abbiamo fatto accenno anche alle academy, sì. Ma vi dico, per me è importante anche la quarta serie, quindi per le persone che hanno problemi di disabilità, e quindi anche quello è un punto che sicuramente toccheremo, affronteremo e tenteremo di realizzare. Però già l'academy, altre cose, occorre un po' più di tempo, però dobbiamo iniziarle a strutturare, perché altrimenti se mai si inizia, mai possiamo dar corso poi ai progetti. Certo. Avendo un po' di pazienza e attenzione, io penso che possiamo fare un gran lavoro. Roberto Parisi, tornando alla questione tecnica e squadra, poi magari cominceremo anche a dialogare con il direttore. Questa formazione che adesso ha ripreso a correre di nuovo in classifica, lo dicevamo in apertura di trasmissione, 10 punti nelle ultime 4 gare, un pareggio e 3 vittorie, hanno praticamente messo alle spalle quel brutto periodo, il Foggia è lì su e sicuramente potrà rimanerci sino al termine della stagione. Quanto importanti sono i risultati che stanno arrivando dal campo anche per il lavoro che farà questa nuova compagine societaria? Intanto stanno arrivando con un Marchioni che non ha a disposizione l'intero organico, certo. E non ha a disposizione pedine che hanno dato quel salto, fatto fare il salto di qualità al Foggia nel giorno d'andata. Cioè nel momento più critico l'inserimento, l'entrare, diciamo, al regime di calciatori come Del Prete, come Curcio, come Rocca, che abbiamo ritrovato nella parte finale della partita, l'ho visto già abbastanza grintoso, sì. Quindi voglio dire, tra l'altro, siamo contenti. Un attimo, perché domenica probabilmente rivediamo anche Curcio che torna a disposizione di mister Marchioni, quindi proprio in virtù bene, di quel discorso bene, che dicevi bene. Degli uomini di punta, insomma il Foggia comincia a recuperarli. Ecco, forse Marchioni non ha avuto la fortuna, quando ha avuto tutti questi calciatori a disposizione, quel filotto di partite vinte anche con squadre competitive, e sono arrivate queste vittorie perché comunque ha avuto a disposizione giocatori che erano entrati a regime, quindi è un momento anche migliore, e sai, a volte basta un calciatore che ha la giornata giusta per vincere la partita. Certo. Gavazzi per me prima del gol era se non il migliore in campo, io, anzi l'ho detto a un amico che seguivamo insieme la partita, ho detto guarda Gavazzi per me è il migliore in campo, merita solo il gol, sono stato un buon profeta e lo meritava davvero. Gavazzi sembrava un po' la chioccia in mezzo al campo nella partita di Francavilla. Ebbene, il merito di questo gruppo oggi è che riescono ad affrontare queste squadre, ma non dimentichiamoci che sono tutti ragazzini del Foggia che hanno giocato queste partite con qualche leader, certo. e con qualche sicurezza che si chiama Fumagalli, è inutile che ci nascondiamo. E sono riusciti comunque ad essere non solo competitivi, ad avere ragione con squadre che avevano comunque calciatori di grande esperienza, magari non nel momento migliore di classifica e quindi di risultato e anche di prestazione, però sono riusciti ad avere ragione con grinta e convinzione, quando il Foggia non ha giocato con la testa, certo. Non ha giocato certo. Neanche con le gambe, ed abbiamo avuto, come diceva Giampaolo prima, dei risultati diciamo che non sono piaciuti per come si sono evoluti, ma non, cioè potevamo perdere ma non in quel modo. Io diciamo ho una sfilza di domande simpatiche anche da girare al direttore, facciamo perché quindi, tanto ce l'abbiamo qua perché, fino alle 22:30, perché gli anticipo questa cosa, attenzione cara società,
piazzarsi in una posizione di classifica importante, cioè arrivare al quarto, al quinto posto. Lo diremo dopo. Perché, attenzione, perché i tifosi vogliono sempre più l'anno prossimo. Se finiamo al quinto posto, vogliono il quarto, il terzo, il secondo, il primo. Sicuramente fare un ottimo risultato quest'anno è propedeutico poi per la prossima stagione, per ambire a vincere il campionato, se non lo vinciamo già da quest'anno. Perché poi abbiamo visto non si sa mai, mai dire mai su questa cosa, non mai dire mai. L'anno scorso la Reggiana era partita così, poi sappiamo tutti come è andata a finire. Posso aggiungere una cosa all'analisi pressoché perfetta di entrambi gli interlocutori che mi hanno preceduto? Chiunque conosce il girone di Lega Pro sa che il ritorno è un campionato a parte. È un altro campionato, sì. E oggi lo possiamo dire, io avevo una gran paura della partita di Turris, perché uscivamo purtroppo da una brutta situazione, e anche della paura, avevo anche paura dell'ultima gara, perché come giustamente detto è un campo particolare, sì, difficile, quindi la squadra ha avuto il doppio merito di ottenere questi due risultati. La Cavese è arrivata qui purtroppo abbastanza, anche se in campo poi hanno tentato in tutti i modi di dare il massimo, ma oggettivamente aveva serie difficoltà. Però le altre due vittorie sono due vittorie importanti, perché nel girone di ritorno di Lega Pro, quando le squadre diciamo della parte bassa della classifica devono fare obbligatoriamente, certo, punti, certo, e anche il Bari viene fermato, anche, sì, l'Avellino potrà inciampare, la Ternana ha avuto la prima sconfitta, cioè non sono gare scontate, non sono quelle cosiddette gare dell'andata dove casomai il risultato era più logico, non scontato, perché non esiste un risultato scontato. Quindi merito ai ragazzi di aver tenuto testa su queste due partite importanti. Antonio, questa squadra ottiene risultati, lo sta facendo comunque da inizio stagione, è stato fatto un ottimo lavoro sicuramente, anche lo possiamo dire, dal direttore tecnico Corda, che con poche disponibilità ha comunque dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti per questa categoria, quindi merito va anche a lui, ma il merito è un po' anche del tecnico, che ha saputo anche isolare i ragazzi nei momenti particolari societari di cui abbiamo sempre parlato anche qui in trasmissione. Quindi meriti e i risultati poi si vedono. Assolutamente sì, è una di quelle cose che abbiamo sempre detto, è un gruppo che si è isolato subito, hanno subito lavorato bene, non si sono lasciati perdere d'animo, perché insomma non è semplice con tutto quello che c'era comunque attorno in una piazza che sappiamo quella che è. Quindi assolutamente sì, e per quanto riguarda Marchionni aggiungo che io credo che abbia fatto il meglio con quello che aveva, certo, perché insomma non ha avuto a disposizione sicuramente una super rosa piena di tanti talenti, oddio, cioè sono comunque tutti dei validi elementi, però con quello che ha comunque avuto io penso che, credo che tutti insomma pensiamo che abbia fatto un ottimo lavoro. Sicuramente. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, vediamo chi c'è dall'altra parte. Pronto? Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Da Cesena, Luigi. Ah, Luigi da Cesena. Buonasera. Buonasera. Allora, dici tutto, Luigi. No, era solo una considerazione che volevo rivolgere al signor Polcino. Sì. E poi mi rispondete. Certo. Sulla questione del settore giovanile, io mi auguro che questa dirigenza, cominciando da Polcino, che diciamo che dovrebbe essere factotum su determinate situazioni, pensi veramente a fare un grande settore giovanile, perché io vivo anche io nel commercio, su determinate industrie, e forse la gente ancora non ha capito, senza settore giovanile si muore, non c'è speranza. Quindi noi non dobbiamo vedere la vittoria di una partita in se stessa, questo lo possiamo fare forse noi, che vediamo la partita, si vince, Richiello, si perde, certo, e decidiamo, ma gente che ci lavora dentro, come può essere Polcino, adesso Giglio, deve guardare a 360 gradi l'annata in genere. Quindi noi abbiamo, siccome nel calcio ci sono molti raccomandati che giocano senza meritarlo, il signor Polcino questo lo sa perché non è uno sprovveduto, noi abbiamo un terreno così fertile che se noi fondiamo il tutto sulla meritocrazia noi possiamo fare un grandissimo settore giovanile. Certo, certo. Perché veramente noi abbiamo una provincia dove i ragazzi sanno giocare a pallone, forse risentono
sono deboli sotto l'aspetto morale, si demoralizzano per una panchina perché abbiamo un carattere meridionale latino, quindi non siamo abbastanza freddi. Però io l'unico auguro che gli faccio veramente di cuore è che mettano sul settore giovanile, perché noi che ci giriamo tanto intorno, Richiello, sì. Anche te adesso è un po' che segui il calcio, lo sai come funziona. Certo, senza certo. Settore, non è possibile che noi in Serie C quest'anno non abbiamo per dire 2-3 giovani al settore giovanile. A cosa servono 2-3 giovani l'anno? Abbassare le spese degli ingaggi e quindi far rientrare il tutto in un'orbita manageriale che sia chiara e che sia serena. Ecco, tutto qua. Quindi okay. Il settore giovanile è il futuro, Senza certo. Settore giovanile chiudi, Beh, la società ha cominciato proprio dal settore giovanile. Grazie, saluti a tutti. Grazie a Luigi da Cesena. Grazie, sì. Allora, direttore. Grazie. Che dite? La pensiamo allo stesso modo, ma cioè, l'ho detto in tutte le salse. Mezza conferenza stampa mia di presentazione è stata sul settore giovanile. La mia prima conferenza stampa da direttore generale è stata sul settore giovanile. Sono 10 giorni che lavoro e in questi 10 giorni penso che 7 giorni li ho dedicati ad andare a vedere strutture su Foggia e fuori Foggia da destinare al settore giovanile. Ho incontrato i responsabili, ho fatto una riunione col settore giovanile, ho incontrato Pino Di Biasi, li rincontrerò ancora per cercare di... La prima persona che abbiamo inserito, oltre quelle che erano state già un po' concordate prima per dare una struttura organizzativa, diciamo amministrativa, marketing, la prima persona che abbiamo inserito è stato, penso, uno che tra virgolette a Foggia qualcosa dica. Certo. Per il momento più di questo non sono riuscito a fare, ho bisogno di un po' di tempo per fare qualcosa di serio e di importante. Allora cominciamo a salutare qualche tifoso che ci sta scrivendo su WhatsApp. Buonasera Tiziano, un saluto come sempre ai tuoi ospiti in studio, complimenti per la trasmissione. Volevo riallacciarmi al discorso di qualche settimana fa fatto dal giornalista Roberto Parisi, che io stimo molto, tra l'altro salutiamo, e Danilo da Foggia che ci saluta, e per l'occasione c'è in studio come ospite il direttore generale Polcino, che volevo far capire cos'è il Foggia per noi. Noi foggiani siamo malati di calcio, meritiamo ben altro. Foggia e Zemallandia, Foggia e De Zerbi, passione, esaltazione all'eccesso. Foggia è uno stadio strapieno, 70.000 richieste di biglietti. Foggia è 10.000 per una rifinitura di allenamento. Foggia è 5-10.000 per una trasferta che ho vissuto, perché questo è un ragazzo di curva che ci scrive e vuole sapere, insomma, se lei credo di sì, abbia ben impresso cosa sia l'idea Foggia. L'ultima richiesta a questa società e al presidente Pintus: riportare sulle maglie i nostri satanelli. Saluti e buona serata a tutti. Ti prego di farti portavoce presso il direttore. E il direttore ce l'abbiamo qua e quindi tra un po' ti risponderà. Ancora, avanti così senza paura possiamo stupire. Agostino da Torino, quindi si fanno sentire anche i tifosi. Ciao Tiziano, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio Eronia. Tra un po', tra l'altro, faremo vedere anche un po' delle immagini, perché Pier Giorgio gestisce un'accademia di calcio del Foggia lì su a Brescia, e quindi ci teneva, visto che parliamo di settore giovanile, a farle vedere. Anzi, se la regia è pronta, possiamo anche far vedere il lavoro che l'Accademia Rossonera del Calcio Foggia, eccole lì. Le strutture dove il presidente Carolina Lombardi e poi i suoi collaboratori portano avanti questo progetto collegato anche con il Calcio Foggia 1920 a Brescia. Buonasera Tiziano, un saluto ai tuoi ospiti, complimenti per la trasmissione. Oggi ho appreso del ritorno di Bomber Giglio a Foggia e che se non sarà più sul campo credo che aiuterà tanti ragazzi a crescere. Un ringraziamento alla società. Era Antonio Cinque Palmi che ci scriveva. Buonasera a tutti, una domanda al direttore generale. Sarebbe un sogno per me vedere un giorno Ciccio Baiano allenatore del Foggia, salvo da Pesaro. Credo che non sto dicendo un'eresia. Ciccio Baiano, insomma, che qui ha scritto anche pagine ancora importanti. Poi ci chiedono dei satanelli. Ciao Tiziano e buonasera a tutti i tuoi ospiti. Sentivo ieri su un'emittente locale che si vocifera di una grossa impresa cinese interessata al territorio, che potrebbe essere interessata anche al calcio.
ne sai qualcosa. Un saluto a tutti, siete grandi, auguri a tutti, Giuseppe, a tutti i papà. Ancora un abbraccio a Franco Locampo, uscito fuori dal Covid, quindi salutiamo anche noi. Per i Satanelli, che si dice? È un tifoso che ci scrive dall'estero. Luigi da Foggia, a quale società modello vi ispirate come parco giocatori? Più vicino a una Ternana o al Cittadella? State già programmando la prossima stagione con corda in modo da non perdere tempo prezioso? Le domande sono tante. Sono tante, quindi adesso diciamo la trasmissione poi finisce alle 10 e mezzo. Poi torniamo, allora, a parlare di calcio giocato. Allora, rispondere subito. Sì. Per quanto riguarda corda, l'abbiamo detto in tutte le salse, se volete facciamo le partecipazioni di matrimonio, ci sposiamo e così avete due al prezzo di uno. Ninni, io ho avuto più volte parole di apprezzamento, lo conosco, so la sua storia, può dipendere solo da lui, cioè se lui dovesse decidere per sue ragioni o per altri motivi di andare via, ma ci ha detto che vuole rimanere con noi, quindi questo è punto primo. Punto secondo, sui Satanelli, questa, diciamo, stasera faccio una deroga, perché normalmente noi decidiamo prima di farle le cose e poi di... Però mi ero preparato, quindi ho chiesto l'autorizzazione. Ha studiato, insomma, prima alla... di... questa me la fotografo. Avevo chiesto preventivamente all'assessore Cangelli, a Sergio, sì, Cangelli, Sergio, ove mai le dovessero esserci continue pressioni sulla domanda dei Satanelli, cosa dico? Perché io e l'assessore ci siamo incontrati, abbiamo discusso, lui ha avuto modo di parlare col curatore in questione, il curatore, sì, sta aspettando una valutazione dei Satanelli per poi fare tutto quello che è l'iter burocratico, quindi come vedete ci siamo già mossi, abbiamo già tutti i parametri di riferimento, penso che questa settimana ci sarà un secondo incontro, però vi dico, a noi fa piacere dire le cose quando le abbiamo fatte e non prima. Stasera facciamo una deroga, proprio, certo, un regalo a tutti i tifosi che ci scrivono dall'estero, soprattutto. Tra l'altro, che... lei è legato al titolo della mia trasmissione, è vero? Io sì, sono legato al titolo della tua trasmissione. Diamola questa chicca. Sì, perché la mia scuola di formazione si chiama Kick Off School. Abbiamo visto lontano anche noi. Il logo è diverso, a me è un logo con un campo di calcio e poi c'è la scritta school, però quando l'ho visto la prima, quando ho iniziato a seguire Foggia e quindi naturalmente tutte le trasmissioni, a un certo punto ho detto kick off, dico caspita, mi hanno fregato il nome. Tra le tante cose, il nostro logo è registrato in tutta anche Europa. Questo è registrato. No, appunto, però sono due cose diverse. Poi altro, ricordavo questi tifosi, due... insomma, che lei sa, la piazza, allora, insomma, della piazza, uno dei motivi per cui penso di essere qui è perché molti pensano che le frasi alcune volte siano dette per conquistare, per accavallarsi le persone. Chi, certo, mi conosce sa che sono schivo. Penso ci siamo confrontati qualche volta telefonicamente, certo, mi hai visto come parlo e le risposte è che vero, do. È vero, devo dare atto di questo. E io personalmente non ho da accattivarmi nessuno. Io dico sono qui e lo volevo già 2 anni fa, non ci sono riuscito. Grazie alla proprietà Pintus sono riuscito ad arrivare a Foggia, il mio unico desiderio è fare bene a Foggia, proprio perché io la ritengo, non posso dire la piazza più importante d'Italia perché mentirei, ma sicuramente è tra le 6-7 piazze più importanti d'Italia. E vi posso assicurare, è un esempio banale, quando io ho acquisito l'incarico di delegato dell'amministratore, perché anche questo ad Avellino è successo un casino, non ero l'AD ma ero il delegato dell'amministratore, vabbè, lasciamo un stare ruolo, insomma. Vabbè, sai, spesso nel calcio, certo, arrivi in conferenza stampa, ti presentano in quel modo, diventa un casino, che poi ti ha presentato il presidente, vabbè, lasciamo stare. Io ho ricevuto tanti complimenti, tanti auguri da amici. Qua mi sono arrivati, io penso, 700-800 richieste d'amicizia la prima sera, quando avete dato la notizia in anteprima che girava il mio nome, e sono stato 2 giorni col telefono bloccato perché mi hanno mandato auguri dal Canada. Ha dovuto tranquillizzare tutti sulla questione della solidità della società, credo, anche nei messaggi, credo, visto che c'è più di qualcuno che insomma... Guarda, ti dico la verità, a me nei messaggi nessuno mi ha chiesto della solidità del gruppo che ha rilevato, perché penso una cosa, che la solidità l'hanno dimostrata quando hanno messo io non la voglio neanche pronunciare, hanno messo un importo importante sul tavolo, certo, perché a differenza di chi fa le passerelle televisive,
che dice di vantare questo o quello, io credo a chi mi mette i soldi sul tavolo, cioè uno che viene a fare la trattativa con me, se mai domani ci dovesse essere un imprenditore... I famosi soldi sul bancone, come no, allora se domani mattina, e io ne ho ricevute di telefonate, già come ho ricevuto delle richieste di trattative il giorno dopo il mio incarico, no, sappiamo che la dottoressa Pintus ha intenzione di cedere, no, al massimo può valutare un ingresso in società. Dice, allora, e quanto valutate? Dico, allora, lei faccia una bella cosa, mi mandi un'offerta, però insieme all'offerta mi metta l'assegno circolare e io solo allora prenderò in considerazione l'ipotesi di entrare a Foggia, perché Foggia è una piazza che merita rispetto, serietà e penso anche chiarezza, continuità, chiarezza. Sì, chiarezza, questa è una delle poche promesse che posso fare, io sarò sempre chiaro e dirò sempre la verità. Nessuno mi può costringere a dire delle falsità. C'è un'altra telefonata in diretta, poi andremo a seguire anche il servizio di presentazione della partita, perché dobbiamo parlare anche di Foggia Viterbese. Pronto? Tiziano? Sì, buonasera. Buonasera, sono Enrico Fugliani da Foggia. Oh, Enrico Fugliani, che bella sorpresa stasera. Sì. Non ti sentivo da un po', dici tutto. Domande, se è possibile. Sì, certo. Al direttore generale. Prego. Prima facendogli gli auguri a lui, a tutto lo staff tecnico e soprattutto alla dottoressa Pintus, per la quale io ho caldeggiato che prendesse la presidenza del Foggia, perché certo. La ritengo una persona che veramente potrà dare a calcio foggiano molto. Allora, direttore, buonasera. Buonasera a voi. Rinnovo gli auguri. Volevo dire questo. Negli ultimi anni, noi per motivi vari, che non stiamo qui a rimbangare, siamo stati sempre costretti a operare, arrivare all'ultimo secondo al mercato e diciamo a prendere dei giocatori così con affanno. Quest'anno che ci siamo salvati in anticipo, siamo fortunati perché abbiamo tutto il tempo per costruire la squadra per l'anno prossimo. Però la cosa che mi preoccupa è che ho sentito in un'altra emittente, lo dico subito, la trasmissione di pieno autunno di domenica dopo la partita, ed è venuto il direttore Corti, che io tra l'altro stimo tantissimo e spero caldamente che lo vogliate riconfermare, il quale ha detto, dice, vabbè, adesso dobbiamo pensare prima ai playoff eventualmente, ma dico se si pensa ai playoff, intanto per arrivare ai playoff ci vogliono altre partite, passo del tempo, poi si fanno i playoff, a me se non concesse che la squadra, come ci auguriamo tutti, vada avanti nel tempo e prosegue nei play-off, e qua poi si perde altro tempo, e quando si fa la squadra per l'anno prossimo, e soprattutto io vorrei caldeggio fortemente l'acquisto di una punta da doppia cifra, ecco, tanto per fare un esempio, non chiediamo Ivan Basten eccetera, una punta tipo Giglio, ecco l'esempio pratico, e ce l'abbiamo già a Foggia, magari lo facciamo tornare a giocare, considerando la sua forma fisica, secondo me qualche gol lo riesce, potrebbe ancora, qualche ancora gol lo riesce. Ok, Enrico, va bene così, segui la risposta, sì, del direttore, grazie, seguo la risposta per televisione, grazie Enrico, continua, grazie a seguirci, a voi, grazie. Allora direttore, lo possiamo svelare, Beppe è venuto anche perché ove mai ci dovesse servire in extremis lo schieriamo subito in campo, no scherzo, anche se oggettivamente... L'hanno scritto in tanti questa cosa, fatelo entrare in campo. Quando l'ho visto, secondo me è uno di quei giocatori che non vorrà mai smettere di giocare, nel senso che si continua ad allenare come un dannato, perché è tirato... Anche perché lui ha giocato fino all'anno scorso in categorie inferiori. Inferiori, ma è tirato veramente a lucido. Per quanto riguarda... Allora, ci sono delle cose che normalmente si possono dire e delle cose che non ci potete chiedere. Ora, sicuramente la società in questo momento sta monitorando, sono partiti già diciamo un po' di contatti con società più importanti che detengono anche i cartellini dei giocatori in erba che possono fare al caso nostro per l'anno prossimo per rinforzare la rosa, però queste sono cose che normalmente in questo periodo si dicono e non si fanno, mettiamola così. A buon intenditore. Diciamo che vi state guardando intorno e state comunque... Già, allora, programmando. È scorretto e anche distrattivo parlare di mercato quando la squadra in questo momento sta giocando e deve giocare i playoff. Certo. Perché
nel malagorato caso tu parli di un ruolo, ma il giocatore che sta giocando in quel momento dice: ma questi già sì, mi stanno, mi mettono in discussione, ecco, gli dai, non gli dai neanche, gli vai a togliere autostima, certo. Ed è scorretto, quindi spero che questa domanda sia l'ultima volta che la ascolto, perché in conferenza stampa abbiamo detto, ma non è una critica, anzi è giustificato, lo capisco, perché effettivamente il Foggia in particolare negli ultimi due anni ha fatto sempre mercato, diciamo, in maniera fuori mercato, perché l'abbiamo fatto fuori mercato, l'hanno fatto fuori mercato, e quindi naturalmente le difficoltà aumentano. Sicuramente noi ci stiamo guardando intorno, in questo momento si guardano soprattutto i giovani, quelli più importanti delle Serie D, quelli più importanti delle primavere che si mettono in mostra, e uno inizia più o meno a farsi un'idea di quelle che possono essere giovani da avere qui a Foggia per puntellare la squadra. Abbiamo un'altra telefonata, poi andremo subito con il servizio. No, volevo sapere se per fare una domanda devo fare anch'io la telefonata oppure... Pronto? 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 Buonasera, sì. Antonio. Antonio, velocemente, ciao, domanda ciao, flash. Benvenuto al signor Porcino. Sì. Per il suo ingresso nel Foggia Calcio, e gli faccio veramente i migliori auguri. Grazie. Io sto notando, diciamo che seguo il calcio, ho 71 anni, da più di 60 anni, quindi, e sto notando da quando è entrato il gruppo Pelleca e anche Corda, che noi stiamo facendo, sono tranquillo, perché stiamo facendo le squadre senza spendere molto, e questo mi dà una tranquillità, perché altrimenti ci porterebbe a tutte le vicissitudini che abbiamo già passato, cioè quello di spendere soldi a così a iosa e poi trovarci pieno di debiti. Allora non è detto che spendere tanti soldi assicura un certo, buon campionato, certo. E questo ha dimostrato altre squadre tipo il Bari, ad eccezione della Ternana. Quindi voglio dire, io ho fiducia, lasciamoli lavorare tranquilli, certo. E sicuramente i risultati verranno, perché è gente che sa il fatto suo, non sono gli sclavitudini. Va benissimo. Sicuramente sarà una volta buona anche per il settore giovanile, con l'ingresso di Giuseppe Biggi. Perfetto, va bene così. Antonio, grazie, grazie, grazie per il tuo intervento. Direttore, di nuovo, sì. Arrivederci. Velocemente grazie. Una risposta, direttore. Guarda, a me non sembrava una domanda, vabbè, un'affermazione. Forse vuole sapere se la strategia è la stessa. Sicuramente sì, nel senso che io ho parlato che spesso e volentieri i soldi non sono l'elemento indispensabile per costruire, certo, le grandi rose. Lo dimostrano tanti, lo dimostra il Benevento, che per tanti anni ha speso milioni di euro senza mai ottenere il risultato. E manco a farla apposta, quando ha speso di meno ha vinto ed è andato in Serie B, e poi ha fatto la scalata alla Serie A. Lo dimostra il Bari quest'anno, che ha speso tantissimi soldi, forse non li ha spesi in modo... Il Bari mi ha dato l'impressione di essere tanti nomi eccellenti in mezzo al campo, ma non una rosa, non una squadra. Quello è quello che ho visto io quando sono arrivato a Bari. E posso fare altri esempi, però parliamoci, ci dobbiamo dire la verità. Nel calcio esiste un pizzico di fortuna, un pizzico di bravura, un pizzico di coincidenze, esistono tanti elementi che possono determinare. La stessa rosa in due anni diversi può fare due campionati completamente diversi. Partiamo dal concetto che noi sfrutteremo tutte quelle che sono le nostre amicizie, tutta la nostra bravura nella progettualità per fare una rosa competitiva. Questo è poco ma sicuro. Ora gli facciamo fare la domanda. Sì, sicuramente. Sennò poi Massimo gli do il telefono, me la fa dopo in privato. Sennò poi non viene più. Vai, Roberto. No, intanto non si deve offendere, siamo a Foggia, se ogni tanto qualcuno la chiamerà Pulcino, invece no. Si deve abituare anche in queste cose. Anche che ci mettono vicino Pio, perché questa zona qui. Ma tra Findus e Pio ne ho visti parecchi di commenti. Qui Pio sta dappertutto, essendo una cosa anche religiosa. Non so se notavo un braccialetto rosso-nero, non so se era una coincidenza oppure... No, mi è stato regalato. È stato regalato. Regalato quello che ho anch'io. Mi è stato regalato come sono arrivato a Foggia. Quindi, diciamo, legato mani e piedi. E svelo un segreto. Oggi mio figlio, normalmente la mia torta per la festa del papà, è di un altro colore, è meglio che non lo diciamo. Oggi mi sono trovato, c'ho la foto, una torta rossonera sul tavolo.
ha avuto questa, ben augurante, questa cosa. Ben augurante. Vabbè, prego. La domanda seria. Allora, intanto mi sembra di capire che il settore giornaliero non verrà smembrato, ma l'arrivo del nostro ex attaccante serve solo per dare una maggiore carica, mi è sembrato, certo, di capire. La domanda invece che mi interessa veramente, non dei calciatori, ma questo signor Marchionni, perché io ci metto veramente davanti la parola signore, perché veramente, certo, credo che tutti hanno apprezzato le doti, prima come uomo e poi come allenatore, e anche un po' per la sua forza, perché abbiamo sentito tutti la voce di Marchionni, mi se non sbaglio, a Bari o da qualche altra parte, che dice: volete che venga io a segnare, gridava, certo, ai suoi. Si può veramente iniziare questa programmazione puntando sull'allenatore? Cioè, Marchionni è veramente il vostro primo obiettivo? Guarda, io ritengo di sì, nel senso che Marchionni sta facendo bene, è un ottimo tecnico, è, diciamo, anche un po' la sua prima esperienza, quindi come posso dire, ha dimostrato di avere le capacità di fare gruppo, di allenare giovani, di esaltare tutte le qualità dei giovani, e poi, sinceramente parlando, si è messo dietro tante squadre, qualcuna che ha speso di più, e quindi sicuramente va premiato. Certo. Io, da quel poco che ho capito, lui a Foggia si trova benissimo, almeno da quelle poche battute che ci siamo... Insomma, comunque la prima esperienza da allenatore, insomma, sta facendo bene. Credo che anche a lui convenga. Scherzosamente, l'altra sera, quando stavo in pullman, mia abitudine è fare gli auguri solo al tecnico e poi li rivolge alla squadra. Lo chiamai, gli disse: mister, direttore, buonasera, complimenti per la partita, ma ci conserviamo qualche vittoria per i playoff? Disse: direttore, iniziamo, continuiamole a vincere, va bene. Cioè, io vedo che lui è sereno, cioè, nel senso, sì, che... Ma lo è stato anche nei momenti, come anche dicevamo, momenti... prima, in quei momenti, allora, dove non c'era serenità nell'ambiente proprio. Parliamoci chiaro, è riuscito, ha avuto il gran merito di isolare la squadra, sì, sì, dalla querelle societarie, sì, scusatemi, sì, se la chiamo querelle. Sì, però, sì, sì, no. Insomma, è così, purtroppo, perché abbiamo già fatto mea culpa di quello che è successo. Tutti abbiamo fatto mea culpa. È riuscito a ricompattare, cioè a non far perdere di autostima i ragazzi dopo quattro sconfitte, ed erano quattro sconfitte brutte. Quella, esatto, di Avellino, sì, io c'ero, ed è stata una partita veramente orribile. Speravo in qualcosa di più, infatti, però, vabbè, la rivalsa dell'ex, mettiamola così. Però è riuscito immediatamente a riprendere il ciclo, quindi secondo me ha delle ottime doti di tecnico anche a livello psicologico. Tra un po' anche Antonio e Giampaolo, preparatevi una domanda per il direttore. Noi nel frattempo ci andiamo a vedere il servizio di presentazione di Foggia Viterbese che abbiamo preparato, poi vedremo anche la probabile formazione dei rossoneri, speriamo di prenderci, perché insomma ci sono diverse assenze, soprattutto nel pacchetto arretrato. Andiamoci a vedere il servizio e poi torniamo in studio. Il Foggia che non ti aspetti. Le quattro sconfitte consecutive, un po' come già accaduto nel girone di andata, avevano suscitato preoccupazione nell'ambiente rossonero, ma sono bastati un pareggio e tre vittorie per complessivi 10 punti nel carniere per diradare le nubi che si erano addensate minacciose sul club. Esulta anche la nuova compagine societaria che, oltre a lavorare alacremente per il bene del calcio Foggia e la riorganizzazione della società, sta raccogliendo anche soddisfazioni con i risultati dal campo. La vittoria di Francavilla poi ha dimostrato come questo gruppo sia caratterialmente superiore a tante altre formazioni del girone, se è vero che con la grinta, la compattezza di gruppo e la tenacia riesce spesso a sopperire a qualche lacuna che pure esiste da inizio stagione. Un gruppo che ha inanellato l'ottava perla in trasferta di questo campionato, raggiungendo i 3 punti nel finale di gara dopo aver, soprattutto nella ripresa, martellato l'avversario ai fianchi prima di colpire negli ultimi 10 minuti e stringendo i denti dopo essere rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Stefano Salvi. Anche i numeri sono dalla parte di Fumagalli e compagni, che hanno finora messo in cascina ben 46 punti
quando al termine della stagione regolare mancano ancora 7 giornate. Ma con il Foggia che giocherà 6 gare osserverà un turno di riposo, come accade per ogni formazione del girone. 6 gare nelle quali cercare di fare più punti possibile e ottenere il miglior piazzamento in classifica per tentare di giocarsi al meglio gli eventuali spareggi playoff che a questo punto non dovrebbero sfuggire a Marchionni ed i suoi ragazzi. Domenica il calendario mette di fronte al Foggia la Viterbese di Roberto Taurino, reduce dallo stop casalingo con la Juve Stabia di Pasquale Padalino. La formazione laziale in classifica ha 34 punti come Monopoli e Turris ed è nella zona centrale della classifica. A Foggia non sarà della gara il centrocampista Oliver Urso, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Marchionni nell'occasione dovrà invece rinunciare a Capitan Gavazzi e Stefano Salvi, squalificati per una giornata, e si trova a dover risolvere non pochi problemi di formazione, soprattutto nel pacchetto arretrato, dove già si registra l'assenza di Del Prete, alle prese con il recupero dall'infortunio di Torre del Greco. Bisognerà inoltre testare anche le condizioni di Alessio Curcio, per il quale si attendono buone nuove sul suo recupero, così come per Said e Turi. Per il resto tutti a disposizione del tecnico laziale. In difesa potrebbero agire Galeota, Fiore e Germinio, con Anelli schierato centrale nella difesa a 3. A centrocampo Morrone davanti alla difesa, con Calombo e Diem esterni, e Vitale o Garofalo con Rocca a completare la metà campo. In avanti Curcio, se dovesse farcela per domenica, o Dell'Agnello con D'Andrea in avanti. Questo potrebbe essere a grandi linee il Foggia da opporre ai gialloblu domenica pomeriggio allo Zaccheria con inizio ore 15. Un'altra occasione per far sognare il popolo rossonero. Sono le 22 in punto, in diretta dagli studi di Teleblu, state seguendo Kickoff, l'appuntamento del venerdì sera, ospite il direttore generale Filippo Polcino, Gianpaolo Limardi, Roberto Parisi e Antonio Piazzola. Allora, direttore, è vero che ci dà la formazione per domenica? A saperla. Questa è una delle poche cose che io non proprio, la formazione la vedo quando me la danno allo stadio. Vabbè, noi allora gliela diamo noi la formazione, sì, quella che abbiamo pensato possa essere della gara domenica pomeriggio. Allora, il Foggia avrà diverse assenze, soprattutto nel pacchetto arretrato. C'è Del Prete che deve recuperare dall'infortunio che lo terrà fuori per circa ancora 2 settimane. Mancherà Gavazzi, migliore in campo a Francavilla, come diceva Roberto Parisi, squalificato. Mancherà Salvi per l'espulsione sempre rimediata nella partita con la Virtus Francavilla. Ci sono dei dubbi a centrocampo, però notizie delle ultime ore, dovrebbe rientrare Alessio Curcio in avanti. Allora, noi abbiamo abbozzato questo 3-5-2 con Fumagalli tra i pali, difesa a 3 con Galeota, Fiore, Anelli che dovrebbe essere riproposto centrale insieme a Germinio, a centrocampo Calombo e Dienno esterni di fascia, con Vitale in ballottaggio con Garofalo, Morrone e Rocca che potrebbe rientrare dal primo minuto, in avanti Curcio e D'Andrea. Curcio che abbiamo messo in alternativa con Dell'Agnello, casomai dovesse poi il tecnico decidere diversamente. Quindi questo potrebbe essere l'11 in campo con la Viterbese domenica. Come abbiamo detto nel servizio, magari centrare ancora una vittoria e continuare a far sognare il popolo rossonero. Noi nel frattempo ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità. E dopo aver salutato anche le aziende sponsor, torniamo a parlare di calcio, ci collegheremo con Viterbo, seguiremo la scheda di presentazione della Viterbese che ha curato per noi Gianpaolo Limardi, e poi fino al termine della puntata ancora domande al direttore generale Filippo Polcino. Andiamo in pubblicità e poi torniamo in studio. 21 marzo 2021, Teleblu diventa una TV regionale. Per continuare a guardare Teleblu, il 21 marzo 2021 risintonizza il tuo televisore che automaticamente cercherà la nuova frequenza locale e regionale di Teleblu. 21 marzo 2021, Teleblu diventa la TV della Puglia. Brevemente, prima di andare a seguire la scheda di presentazione della Viterbese che ha creato
per noi Giampaolo Limardi. C'è un comunicato che devo leggere, è un comunicato emesso proprio dal Calcio Foggia oggi. Il prossimo 21 marzo si celebra la 26esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall'Associazione Libera di Don Ciotti. La campagna di Libera mira a mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mano delle mafie, ed in particolare sensibilizzare ai rischi e ai pericoli di un fenomeno che, soprattutto in tempo di pandemia, si manifesta in maniera ancora più subdola e sottile. La Lega Pro ha intenzione di tenere vivo il ricordo ed alza l'asticella della sensibilizzazione sul tema specifico. Per questo motivo, per le partite che si disputeranno il 20 e 21 marzo, verrà realizzata una t-shirt simbolo della lotta alle mafie che conterà lo slogan "Lo sport non vi dimentica", che verrà indossata dai capitani delle squadre prima di scendere sul terreno di gioco sopra la maglia da gara. Le maglie simboliche saranno donate e acquistabili online sul sito www.libera.it ed il ricavato sarà devoluto interamente all'Associazione Libera. Quindi un'ottima iniziativa appunto dalla parte della Lega Pro, che vede coinvolte tutte le società del campionato di Serie C. Allora andiamo a conoscere la Viterbese, poi ci colleghiamo con Viterbo e poi tutto Polcino fino alla fine della trasmissione della puntata. Il campionato corre, il Foggia si adegua e prosegue nel suo cammino verso i play-off. Prossima tappa, la Viterbese dell'ex tecnico del Bitonto Taurino, che alla prima panchina tra i pro è riuscita a tirare fuori gialloblu dalla palude play-out. Il tecnico già vice di Calabro a Francavilla aveva infatti ereditato da Maurizi una squadra spenta e in piena zona rossa e l'ha rivitalizzata portandola in posizione più tranquilla grazie ai 27 punti conquistati in 20 partite. Un lavoro molto apprezzato dal presidente Romano, che sta pensando al prolungamento di contratto per aprire con l'allenatore leccese un nuovo ciclo gialloblu più ambizioso. Il percorso di crescita della Viterbese è stato nobilitato da due vittorie pesanti e prestigiose contro Bari e Palermo, un doppio 1-0 firmato da due acquisti di gennaio, Murilo e Adopo. L'attaccante brasiliano, giunto in Portogallo a 18 anni e approdato al Livorno nel 2016, ha firmato per 3 anni ed ha già segnato 3 reti, tra cui quella di testa che ha sbancato il San Nicola. Il centrocampista francese classe 2000 è invece arrivato in prestito dal Torino, con cui ha debuttato in Serie A contro la Roma a gennaio 2020 ed è alla prima esperienza in Lega Pro. Murilo era assente per infortunio mercoledì con la Juve Stabia, match perso 1-0 dai gialloblu, che nell'occasione hanno dovuto rinunciare per squalifica anche a Tunkara, il bomber stagionale con 6 reti, e a Simonelli, talento sbarcato in Tuscia nel 2019, che ha appena rinnovato sino al 2024. Con il loro ritorno in campo, Taurino dovrebbe riproporre il 4-3-3, che sfrutta le corsie esterne con Baschirotto e soprattutto Urso, mancino nato in Danimarca e svezzato a Cesena, trasformato dal mister Salentino in un laterale d'assalto sull'out sinistro. Il centrocampo ruota attorno alla sapienza di Bensaia, rimasto a Viterbo malgrado la corte della Lucchese, e Salandria, già incrociato dal Foggia ai tempi dell'Acragas, ed ha nell'ex satanello Simone Palermo un jolly da giocarsi anche in attacco, dove è rientrato Rossi, 5 centri, ma un torneo sinora deludente per un 9 che ai tempi della Lazio Primavera pareva un predestinato. Sarà dunque una Viterbese più competitiva rispetto a quella liquidata a novembre con un penalty di Rocca. Il Foggia però si è messo alle spalle il periodo buio e vuole continuare a volare. Sognare del resto non costa niente e di sogni si colora anche il cuore del popolo rossonero. E abbiamo conosciuto anche la Viterbese di Roberto Taurino nella scheda che ha preparato per noi Giampaolo Limardi, ma per avere le ultimissime da casa viterbese abbiamo in diretta telefonica il giornalista Alessandro Pierini del Corriere di Viterbo. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli spettatori. Ben trovato. Ben trovato.
dopo la gara di andata. Allora Alessandro, velocemente, in pochi minuti, dacci le ultimissime da casa viterbese. Sì, la Viterbese arriva dalla sconfitta con la Juve Stabia un po' amareggiata, perché ha offerto una buona prestazione ma non ha raccolto quanto ha mostrato nel gioco. È mancata negli ultimi 16 metri, sono mancati anche i giocatori chiavi del reparto offensivo, quindi Simonelli, Tuncara, Murillo. Simonelli e Tuncara verranno ritrovati nella trasferta di Foggia. È un punto interrogativo Murillo, anche se si cercherà fino all'ultimo, secondo me, anche nel riscaldamento precario, di poterlo schierare dal primo minuto. È un giocatore di grandissimo peso offensivo, che nelle ultime partite ha anche migliorato il suo rendimento. È stato decisivo nella partita di Bari contro la Gavese. Ecco, è un giocatore che può fare la differenza e che non può mancare a questa Viterbese. Alessandro, noi nel pomeriggio ci siamo sentiti, abbiamo abbozzato questa probabile formazione dei gialloblu di Taurino, il 4-3-3, tanto caro al mister ex Bitonto. Io la vado a leggere, la vediamo anche in grafica, poi magari tu ci darai quelle che potrebbero essere i ballottaggi o se ci sono delle novità dell'ultima ora. Tra i pali Daga, la difesa a 4 con Baschirotto, Markic, Camilleri e Bianchi, centrocampo con Adopò, Bensaia e Salandria, in avanti Murillo, Tuncara e Simonelli. Dovrebbe essere questo lo schieramento di domenica allo Zaccheria, Alessandro? Sì, è la formazione che sicuramente Taurino spera di poter mettere in campo domenica. Ecco, c'è il punto interrogativo di Murillo: se non dovesse farcela, è pronto Bezziccheri, che già ha coperto il ruolo di ala destra contro la Juve Stabia. A centrocampo ho preferito Adopo come mezzala destra, ma anche Palermo è una soluzione veramente importante. L'ex di turno. Sì, è un giocatore che può illuminare la manovra offensiva della Viterbese, e lo stesso Taurino l'ha detto anche nelle passate conferenze stampa: gli chiede di andare in fase di possesso palla, di supportare le punte e magari di illuminare con un passaggio filtrante importante. Ci sono delle novità anche in difesa, che sembrava essere il reparto invece più solido. C'è un punto interrogativo per il duo Markic e Camilleri, perché hanno avuto qualche problema fisico dopo la partita con la Juve Stabia. Oggi uno ha risentito un problema al piede. Camilleri, Markic non si è allenato. Ecco, questo crea un punto interrogativo per i due centrali difensivi. Baschirotto è il terzino destro, ma se non dovesse farcela uno dei due, è pronto a tornare nel suo ruolo naturale, quale il centrale difensivo. Qui bisogna trovare poi una soluzione, se la deve inventare Taurino, perché mancherà Urso, che ha squalificato, e prenderà Bianchi sulla fascia sinistra, ma poi bisognerà trovare il terzino destro. Se Baschirotto si sposta, è pronto Falbo. Quindi anche qui bisognerà vedere nella rifinitura di domani, e perché no anche nel riscaldamento pregato. Ok, Alessandro, allora grazie e buon lavoro, buona serata, noi ci sentiamo domenica magari prima della partita. Sì, quando volete, grazie. Va bene, grazie ad Alessandro Pierini del Corriere di Viterbo, che ha collaborato con noi, insomma, con questo collegamento. Allora andiamo a vedere, prossimo turno e classifica del campionato di Serie C. Prossimo turno che vede queste gare in programma, tra un po' vedete anche la schermata: Catania-Avellino, Potenza-Bisceglie, Ternana-Vibonese, Catanzaro-Bari, Foggia-Viterbese, Casertana-Cavese, Teramo-Francavilla, Paganese-Juve Stabia e Monopoli-Palermo, che è stata rinviata per casi Covid nel Monopoli Calcio, quindi una gara che si recupererà prossimamente. La classifica del campionato di Serie C vede queste posizioni: la Ternana in testa 69, Avellino 60, Bari 53, Catanzaro 48, Juve Stabia, Foggia 46, Catania 43, Teramo 42, Palermo 39, Casertana 38 e via via
tutte le altre. Queste per quanto riguarda le posizioni alte della classifica. Andrei velocemente anche a leggere alcuni messaggi. Intanto il Genoa in vantaggio a Parma 2-1 nell'anticipo, sorride il direttore, poi ci dirà perché. Vince il Genoa a Parma 2-1 nell'anticipo di Serie A. Andiamo a salutare altri tifosi. Buonasera Tiziano, un saluto agli ospiti in studio, come sempre una bella e gradevole puntata, complimenti Mario De Stefano. Grazie Mario. Ancora, manca un direttore sportivo al Foggia, potrebbe essere Pavone il direttore sportivo del Foggia in futuro? Tra un po' ce lo facciamo dire dal direttore. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda al direttore Polcino. Adesso che siamo nei play-off, perché non tentare la scalata in Serie B? Semmai prendendo un paio di punte buone tra gli svincolati, tanto non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Alessandro da Bovino. Ancora c'è Antonio Berardino, dice: buonasera Tiziano, non dimentichiamo l'impresa del Cosenza 2 anni fa, quando conquistò l'ultimo posto per disputare i playoff e poi conquistò la Serie B. Complimenti per la trasmissione, un saluto appunto Antonio Berardino. Avevamo appunto fatto cenno anche a questa situazione. Allora direttore, rispondiamo un po' ai nostri tifosi. Allora, per quanto riguarda l'acquisto di una o due punte, in questo momento sarebbe la cosa più sbagliata da fare, spiego anche perché. Uno, perché il mercato degli svincolati offre, perché lo conosco, offre giocatori che o hanno fatto la risoluzione del contratto, cioè nel senso hanno terminato a giugno dell'anno scorso, o addirittura 2 anni. Sì. Tranne qualcuno proprio a dicembre, ma non ci dovrebbero essere attaccanti che io mi ricordo. Ciò significa che stiamo andando a prendere un giocatore che ha bisogno di almeno 45 giorni di preparazione atletica e nonostante tutto, facendogli giocare 2 gare, perché a questo punto ma neanche ce la facciamo, forse ha 2 gare di 90 minuti nelle gambe. Ciò significa che prendiamo un attaccante per fargli giocare l'ultimo quarto d'ora di una partita playoff, con la speranza che poi si inserisca immediatamente negli schemi di Marchion. A questo punto abbiamo Giglio, male che va, gli chiederò di tesseriamo Giglio, gli facciamo togliere la guardate, forse è più in forma Giglio di tanti, è una battuta, perché poi non vorrei che qua veramente si aspettano, certo, che Giglio, certo, scende in campo perché poi insomma comincia a conoscere l'ambiente, ho capito Foggia com'è, quindi mi trattengo dal fare troppe battute sullo stesso argomento, perché poi uno ci presta attenzione. Direttore sportivo. Ma il direttore sportivo, noi abbiamo un'area tecnica che un po' tutti ci avete detto che ha lavorato benissimo, ma il nostro direttore sportivo, la Lega Pro, dà l'opportunità di farlo a sé come il presidente, che ha ricevuto ottimi consigli in passato, è stata allestita una grande rosa, per il momento non ne abbiamo alcuna necessità. Perfetto, allora sono le 22:19, abbiamo 11 minuti da qui al termine della puntata. Vogliamo vedere la copertina dello ZAC, così facciamo contento anche Roberto Parisi, anche me, insomma, un po'. Sempre ad anticipare queste copertine il venerdì facciamo sera. Vedere la copertina, perché poi Roberto ci deve parlare anche velocemente di una... Eccola qui, vogliamo spiegarla un po' questa... Intanto tra l'altro c'è un giornale che il direttore riceve puntualmente ogni fine gara. Bene, mi fa piacere, e questo ragazzino che è seduto allo stadio, speriamo intanto di ritornare allo stadio quanto prima, sulla maglietta dietro la scritta Foggia, quindi noi abbiamo cancellato appositamente il nome di un calciatore che c'era, certo, mettendo Foggia, nel senso che dobbiamo far tornare i ragazzi ad appassionarsi dell'idea di poter coltivare, diciamo, un'aspettativa nel Foggia, di poter crescere nel Foggia, di poter giocare nel Foggia e far diventare grande il Foggia. Quindi poi la conferenza stampa di oggi, diciamo che quando è stata disegnata la copertina l'abbiamo un po' così preventivata, certo, e quindi ne parleremo all'interno del giornale. E questo è un punto novità. L'altra novità, ci siamo, l'abbiamo anticipato, quindi da lunedì sera magari ecco, vediamo, questa è la parte alta del giornale, abbiamo così abbozzato la prima pagina del nuovo quotidiano serale, che sarà quindi pronto dal lunedì 22 marzo, avrà un'apertura dedicata al Vescovo, una lunga intervista al Vescovo di Foggia che parlerà di criminalità, anche di famiglia. Anche perché insomma lunedì
Ricorre anche la, la festività della, della Madonna dei Madonna Sette Veli, diciamo patrona di Foggia, quindi che anche non a, caso, non a caso abbiamo scelto questa data perché riteniamo che comunque sia un momento importante. Quindi lunedì sera dalle 21.30 più o meno, poi minuto prima e minuto dopo, sarà possibile scaricare gratuitamente il giornale, giornale da foggiapost.com. Mentre ogni volta che gioca il Foggia al termine della gara potete scaricarvi lo ZAC e avere insomma tutte le ultime con le fotografie della detto gara. Questo, detto questo, ce ne possiamo anche andare a casa. Allora, Antonio Piazzolla, una domanda per il direttore generale. Allora, oggi si è parlato tantissimo di giovani. Diciamo che uno dei punti deboli che ha sempre insomma, avuto Foggia è un po' quello di un centro sportivo effettivamente valido, completo, funzionante. Che piani avete in merito? Allora, la proprietà ha già anticipato che quantomeno vorrebbe dare il là a questa cosa, perché si sa che in Italia le procedure per realizzare una struttura sportiva non sono molto facili da mettere in atto, i tempi burocratici spesso e volentieri la portano per le lunghe. Ti dico la verità, senza voler anticipare nulla, perché proprio su questo non cado sulla buccia di banana, insomma, io ho delle idee. Adesso sicuramente c'è bisogno di confrontarsi con l'amministrazione comunale e in questo periodo non c'è stata l'opportunità di farlo e sicuramente spero di poterlo fare, tranne che con l'assessore Cangelli, ma più che altro abbiamo parlato, come accennavo prima, dei Satanelli. Spero di potermi confrontare con l'amministrazione comunale per individuare una strategia, poi noi un'idea fattibile e di facile realizzazione di base ce l'abbiamo, però non dipende solo da noi, anche perché il presidente Pintus fu molto chiara nella conferenza stampa di presentazione: ci apriremo alle istituzioni, al territorio, e quindi cercheremo di interagire soprattutto con il territorio. Quindi questo è uno dei primi obiettivi di questa compagine societaria. Sì, ma sicuramente sì. In questo momento l'idea che tra virgolette abbiamo messo in piedi, in atto, è sopperire la mancanza di una propria struttura utilizzando tutto quello che c'è di positivo sul territorio, non soltanto di Foggia ma dell'intera Capitanata. Perché deve essere Foggia, per avere una sua autonomia, e quando parlo autonomia intendo dire tante voci che partono da quella economica, a quella di programmazione, a quella di crescita. Il Foggia deve essere, il calcio Foggia deve essere il nucleo, ma deve circondarsi di tutte le realtà, ce ne sono tante, sono tutte positive, che sono attorno a noi e che dobbiamo coinvolgere. E ritengo che, almeno dalle prime interlocuzioni che ho avuto, ce ne fosse stato uno che mi ha detto: no, direttore, a noi questa idea non piace. Quindi si tratta soltanto di esporre il proprio progetto. Lì mi viene più facile, perché è un B2B, cioè nel senso, con una persona in modo diretto posso anche far capire dove voglio arrivare e portarlo dalla nostra parte. Quindi questo per il momento è quello che vogliamo fare. Gianpaolo Limardi per il direttore. Molto piacevole parlare con il direttore di calcio, perché mi pare che ci vorrebbe una puntata, ci vorrebbe sì, una no, puntata ma anche proprio di due, calcio, tre ore, non solo di questioni. Si sta già prenotando per un'altra ospitata. Quindi io vado un po' sul calcio, che è un po' più la mia materia. Prego. Nel senso che, ed è però una cosa anche generale, nel senso che io ho l'impressione, non so se il direttore ha la stessa impressione, che rispetto a qualche anno fa, in Lega Pro lei prima parlava di avere contatti con le società importanti, vengano mandati ormai non più i migliori giovani. La qualità di questo campionato, io nessuno si offenda chiaramente, dal punto di vista degli under, in testa ci sono le squadre che hanno degli over forti, su cui hanno investito, poi non è detto che vinceranno i playoff, però il campionato una delle quattro le vince, e sono essenzialmente squadre con degli over. Allora io chiedo innanzitutto se è questa impressione vera, e se sì, perché le squadre, diciamo, più importanti, le primavere più importanti, non mandano più i giovani a giocare in Lega Pro, ma
tutt'al più vanno in Serie B e quindi noi qui non troviamo più gli insigne che il Foggia vide nel, sì. 2000, nel 2011, Vasco Regini, Salon, quell'anno il Foggia ne aveva di gente che poi ha fatto la Serie A con molta, molta tranquillità, diciamo Insigne è il top, però poi c'è stato Izao, i Farias, quella squadra, sì. La squadra, la Ribi, Salomon, insomma io la, la cito a memoria, parte i portieri, pure se io cito a memoria perché insomma è vero che Santarelli, c'era Zeman, Santarelli, è vero che c'era Pavone, cioè c'era una cosa, certo. Per cui si dava una certa garanzia sia per i giovani stessi, ma mi pare che adesso sia molto cambiato il rapporto tra le grandi squadre e la Lega Pro. Così, è così, direttore? Sì, ho perfettamente ragione. E aggiungo questo, l'analisi è pressoché identica a quella fatta anche da me, e non tanto per dare una risposta di comodo, no, no. Ma aggiungo, che è un elemento di riflessione anche importante, la Lega Pro nasce come progetto FIGC per essere il trampolino di lancio di giocatori che o si erano messi in mostra nelle categorie non professionali, quindi nel dilettantismo, o giovani che si erano già messi in mostra nelle primavere, ma bisognava testarli in una partita vera. Ma negli ultimi anni gli accadimenti di società che hanno iniziato e poi nel frattempo si sono fermate in corso d'opera, i continui scossoni avuti dalla Lega Pro, la mancanza di programmazione da parte delle società minori, una non sostenibilità della Lega Pro, perché si è fatti la corsa a voler prendere tanti over con stipendi che non sono alla portata delle società della Lega Pro, addirittura con triennali assurdi, quando invece il nostro campionato dovrebbe essere un campionato, come posso dire, di preparazione di giovani talenti da poter poi passare alla Serie B o alla Serie A o addirittura arrivarci. In questo poi contano anche molto le amicizie personali. Perché? Perché nelle amicizie tra società, quando poi una società ti dà tre elementi e per un motivo o per un altro non fai quello che prometti a inizio campionato, certo. Poi rotto un rapporto, rotti due, rotti tre, poi questi giovani non ti arrivano più. È vero. Allora, quando dico che i rapporti personali e della società con, le, con altre società, e ce ne sono di rapporti, allora qualcuno mi prese del pazzo. Quando ero a Campobasso io chiusi un accordo con Vigorito, io ero in Serie D e andai lì da Vigorito conoscendolo, Presidente del Benevento, e gli presentai un progetto, gli dissi: Presidente, io quest'anno voglio vincere il campionato, e scherzando con lui dissi: voglio spendere 200.000 euro. E lui mi disse: come fai? Me li dai tu i giocatori. E come me li dai tu? Me li dai per questi motivi. E gli spiegai i motivi. Mi devi dare anche il tecnico, perché se i giocatori sono tuoi, mi devi dare un tecnico tuo. Quindi facciamo fare un salto di qualità a un tecnico del tuo settore giovanile. Quindi andammo a prendere i migliori calciatori del settore giovanile, il miglior tecnico del settore giovanile, ed è fu il motivo per cui me ne andai da Campobasso. Perché io avevo già trovato una quadra di 10 giocatori che erano tutti giocatori di Lega Pro e due addirittura che dovevano andare in B, il Benevento li spostava addirittura in Serie D a Campobasso, e la società disse: ma così noi diventiamo la società satellite del Benevento. E disse: no, tu in questo momento hai chiuso un accordo di un pacchetto di calciatori che poi restituisci al Benevento, perché lo hai fatto crescere, gli hai creato una vetrina che tutta Italia guarda. Quante persone stanno guardando la Ternana in questo momento? Certo. Tutta Europa. Allora, lì la mia società non capì, e io, c'è la conferenza stampa, insomma, io mi ruppi, dissi: vabbè, vado via, perché non, con questo non voglio dire che domani vado a Benevento e vado a chiedere, perché anche questo è da precisare, precisiamo subito. Però è un modo. Quello che non si è capito nel calcio, e chiudo per essere veloce, sono i progetti che vincono, la progettualità. Perché quando vai a parlare con un imprenditore, Vigorito lo è, ma ce ne sono tanti altri nel mondo del calcio che sono imprenditori, e gli vai a presentare un progetto sul tavolo, la tua credibilità aumenta. Mentre invece ci sono quelli che alzano il telefono: me li dai due giocatori buoni? Sì, è vero. Allora, Salvatore D'Ancona dice di puntare sempre sui giovani, magari troviamo anche il bomber tra i giovani. E salutoni a tutti voi, in particolar modo al direttore generale Polcino. Siamo proprio in chiusura, direttore, le prossime mosse. Volevo chiedere solo una cosa, un tifoso. E chiudiamo con una battuta, le prossime mosse che dobbiamo attenderci.
Le prossime mosse, stiamo lavorando, vorrei completare il giro delle società sul territorio, le strutture, perché ritengo che sono due cose importanti. Spero a stretto giro di poter dare due o tre prime notizie sulle strutture, perché anche quelle sono fondamentali ed importanti, e poi ci dovete dare un po' di tempo per lavorare bene. Possiamo stare tranquilli, sì. Io penso che possiamo stare... Almeno tranquillizziamo un po' tutti. Ma noi possiamo stare tranquillissimi, non tranquilli. Okay. Io vorrei dire una cosa veloce, che poi mi risponde la prossima veloce, volta. Veloce. Allora, intanto non ci dobbiamo dimenticare che i tifosi e quelli che dovranno avere la prima vera risposta dalla società, augurandoci che il Covid permetterà a tutti di ritornare allo stadio col prossimo campionato, io mi auguravo anche con i playoff, però col prossimo campionato. Ricordatevi che i tifosi hanno lasciato lo stadio, quindi quando è partito il Covid, non chiedendo i soldi indietro, la maggior parte sono sempre stati attaccati alla società, insomma, con tutto quello che è successo. Quindi secondo me il primo grande segnale che la società dovrà dare con magari la prossima campagna abbonamenti è dimostrare che non si stanno rubando i soldi. C'è una notizia anche su questo che daremo nei prossimi giorni. No, ce la dà dopo la sigla. Grazie ad Antonio Piazzola della Boreada, tornerai con noi magari venerdì prossimo. Grazie a Roberto Parisi, grazie a Giampaolo Limati, grazie, e grazie a voi, soprattutto al direttore generale Filippo Polcino, che ha scelto di fare la sua prima uscita televisiva qui a Kickoff. Appuntamento a venerdì prossimo, naturalmente Forza Foggia domenica con la Viterbese. Grazie a Tonio Toma, Mario Fontanella e Tommaso Valente. Appuntamento venerdì prossimo, Teleblu, ore 21.